macchina. Ok. Gioco, vediamo. Ora. Perfetto. Ok, siamo giunti al terzo episodio di Bioshock Infinite. E se vi ricordate, siamo arrivati dall'armaiolo per recuperare tutte le armi per la resistenza. Ma l'armaiolo ha perso il senno. Quindi dobbiamo cercare di aiutarlo. Qui mi ha salvato un po' prima, quindi replicheremo il dialogo. Il tabernacolo. Ora è dedicato a Comstock. Infatti ha cambiato idolo. Eccolo qua, impazzito. Parla con Chen. Parliamo con Chen. Signor Lin. Chen Lin. Mi scusi, Chen Lin. Chi siete? Alzate la voce! Alzate la voce! Non vi sento con tutti i macchinari! Molto rumore! Sono Booker DeWitt. Indietro! Queste macchine molto pericolose! Aspettate di sotto con signora Lin. Ci manda Daisy Fitzroy. Dobbiamo parlare con lei di come avere delle armi. Macchine molto pericolose! Non è posto per gente stupida! Vuoi perdere bella testa? Signor Lin! Di sotto! Cosa che non va? Te lo ricordi morto nella cella? Forse in qualche modo lo ricorda anche lui. Tu come gestiresti la cosa? Non lo so. Ok. Andiamo dalla signora Lin. Guarite mio marito. Calmate i suoi pensieri. Chiedo scusa, stiamo cercando la signora Lin. Sono io la signora Lin? No, intendo una piccola signora cinese. Era... Booker, questa è la signora Lin. Hanno preso gli strumenti di Chen. Che gli resta senza strumenti? Beh, suo marito sembra un po' sconvolto. Se potesse lavorare ancora, forse... Dobbiamo se potesse lavorare lui... Signora Lin, vediamo. Può dirmi vediamo dove ci manda, chi ha preso i suoi strumenti? La maledetta polizia. Li hanno presi e rinchiusi nel deposito a Shantytown. Cazzo. Ah, ma questo quindi mi dà il pugno. Ha ragione. Avere i suoi attrezzi gli sistemerà la mente. Che importa. Non avremo nessuna arma se Chen Lin non ha i suoi attrezzi. Andiamo a Shantytown. Hai notato? Lì sanguinava il naso. Sembra che vada di moda. Lo squarcio. È sempre stata una buona idea. Non ricordo minimamente i tasti, eh. Questo qua non volevo. Fatelo uscire di lì. Non volevo questo. Tutto bene. È un mistero per me come per chiunque altro. Forse Songbird sa qualcosa ma non parla. Mi dispiace. Per cosa? Posso indossare questo elegante ditale per nascondere la mia terribile deformità. Pare che vadano di moda a Parigi. Elizabeth!
dietro, vedi. Non costringermi a farti male. Il focio del diavolo brucia i malvagi. Così. Innocenza. Bene, ora. Il gioco è un po' troppo alto, mi sa. Passiamo un po'. Così, ok. Ehi, guarda, dei grimaldelli. Oh. Non lo voglio il cannone, cazzo. Devo entrare qui? No. Ah, ok. Qui? Vediamo, aspettate. Sì. Ok, siamo full vita, quindi non dovrebbe andare male. Nuova area questa, chissà cosa ci aspetta. Penserai che sia una specie di mostro. Una ragazza che può riportare in vita i morti. Con coscienza, un'enorme creatura alata. Ti sembrerò ridicola. Sei stata solo sfortunata. Io non tornerò in quella torre. Non importa cosa succederà. Non si fermeranno finché non ti avranno. Parlate il degrado. Che cosa gli ho fatto? Mi fai paura. Bene. Qui dovremmo essere al sicuro, in teoria. Siamo in mezzo alla plebe, in mezzo alle persone. Sì, qui non c'è nessuna guardia. Affamarvi e indebolirvi per farvi chiedere la carità. Lasciarvi ignoranti per non farvi trovare soluzioni ai vostri problemi. Mantenervi alla caccia delle monete d'argento per farvi comprare tutto ciò che vendono e per tenervi a bada, fratelli. Ma Daisy Fitzroy dice che c'è un'altra via. Questa gente è così a causa di Fink. Forse Daisy ha ragione. Forse dovrebbe vendicarsi per tutto questo. Non prima di averci pagato. Siamo qui per le armi e per il dirigibile. Però no, voglio vedere di qua cosa c'è. Attenzione! C'è un nemico? No, sono nemici anche loro. Perché mi hanno sparato? Dovevano proteggere qualcosa, forse. Ma non si fa nulla qui. Ok, non mi serve nulla.
Perché mi hanno sparato? Però voglio esplorarlo meglio questo posto. Lo vedete? Si è nascosto. Una chitarra. Cosa fai qua? Vorrei saperla suonare. Potrebbe rallegrare l'atmosfera. Ah, solo questo, il voxafono. Quando sei costretto a scendere in profondità, beh, vedi le cose dal basso. E dal profondo della città vedevo ardere un fuoco. Un fuoco ha molto calore, ma non ha una bocca. E Daisy, beh, lei ha una bocca grande abbastanza per tutti i fuochi di Columbia. Suona la chitarra, addirittura. Guardate cosa abbiamo scoperto sbagliando. Una piccola cazzo in quel motore di gioco. Tenero questa cosa. Ok, vediamo. Questa lava i panni. Strano cosa. Colpiscilo più forte! Facciamo appena qualche graffio. Ho fame, Bill. Apego. Cibo! Levati di mezzo! Qui c'è qualcosa. Questi strano li possiamo anche colpire. Questo è seduto. Ah, ok, il barile c'è. È proprio un degrado totale questo. Non gli importa per niente se viviamo. Non capisco. Perché alcuni sono trattati come esseri umani e altri come animali. Di sotto ci sono un sacco di altri posti dove troverai lo stesso. Come a Wounded Knee. Ma siamo ancora nella città volante, come sì. Sì, sì. Sì, infatti si vede qua. La città alta e la città bassa. Però coltivano, non so bene cosa coltivano, ma coltivano qualcosa. Penso composto abiti speciali che ti danno abilità uniche. Puoi indossare solo 4 pezzi alla volta. Uno per tipo. Gestisci il tuo equipaggiamento al menu di gioco. Equipaggiamento. Camicia, piromane. Viene colpito al 50% per bruciare i nemici vicini. Gli ultimi subiscono 400 punti danno in 3 secondi. No, non mi ispira. Mostra confronto, vediamo. Diventa più facile gestire i nemici. No, allora niente. Mi garba di più il mio. Dovremmo superare un esercito per prendere quegli strumenti. Infatti. Non abbiate dubbi, soldati. I box e le armi stanno bene come fuoco e polvere da sparo. Fermatevi! Ha fatto vedermi. Stop!
torrette devo distruggere, cazzo. Mi distruggono. Quelle torrette, cazzo! Mi serve un cannone, qualcosa. Come posso distruggerle? Ah, ci posso passare di qua. Mi sta mirando? Ok, una è andata. Questo ti servirà! Ottimo! Cazzo, ma mi mira subito. È tutto quello è dura, che ho. È dura questa. Non ho niente. Cazzo. Non c'è più uno, non ho più armi, non ci sono più le armi dei nemici. Come faccio, cazzo? No, cazzo. Carichiamo lo scudo. Fatelo uscire di lì. Devo salire qui su? Strano. No, difatti. Beh, distruggiamo quella. Come facciamo? Non lo so. Ok. Cinque colpi la distruggiamo, secondo voi? Io non credo. Distrutto. Mi ha caricato completamente, perfetto. Lo scudo si è caricato. Poi non so dove devo andare. Vediamo. Di qua su. Poi verso dove? Di là. Ok, andiamo fuori qua. Ho sbagliato. Adesso.
nessuno. Prendi le munizioni. Va bene così. Vediamo un po' dove si va. Ma cosa sta facendo? Cosa fa questo segnale qui? Devo andare in là o in qua? In qua, ok. Lì. Ci vede cecchino qualcosa. Ah, ecco perché. Cazzo. Cazzo. Riesco ad arrivarci là, secondo voi? No. Ok, eccoci qua. Elizabeth, mi dai un aiuto? Vedrò cosa posso fare. Tutto fatto. Sali, li abbiamo pieni. Ok, siamo all'ufficio della polizia, teoricamente. Sì. Vediamo un po'. Non c'è nessuno. Ma è ovvio che siamo nell'altro mondo, cioè... Però qualcuno dovrebbe esserci. Mitragliatrice, perfetto. 20, 60, anche più colpi questa qui. Queste cassette non si fa nulla. Illuminati questo. Grazie. Oh, cazzo. Giurite, perché la morte non ha un giglione. Corri via, corri via. I meccanismi. È tutto quello che...
che pure. Fallo! Adesso! D'accordo! Sto scappando! Avanti, avanti! Devo ricaricare! Ne ho vicini addosso! Quello sì. E qui è pieno, siamo nella centrale di polizia. Dobbiamo recuperare le armi. Le armi, i macchinari per l'armaiolo. È pieno di poliziotti. Un po' di doccia. Mi sa che la strada è sbagliata. Sì, infatti. Di qua. E qui ci sono delle armi. Cinque grimaldelli. Poi ce l'ho. Un gioco da ragazzi. Ne avevo 6 se non sbaglio. Infatti me non sapevo fossero consumabili. Ecco che calano. Facciamo salute o scudo? Io farei scudo. Scudo, ok. Vediamo. Ho ordinato il dottore. Beh, dai. Guardiamo l'equipaggiamento. Il 50% di probabilità di bruciare i nemici. Boh. Mettiamolo. Questo cos'è? Lanciarazzi, cazzo. Siamo a metà gioco? Penso di sì, sai. Dobbiamo... Cambio con questo, prendiamo una carabina. Dobbiamo dare le armi ai rivoltosi, alla resistenza. Poi non so cosa succederà. Il medico l'avevamo già. Quindi non è questa la strada. Vediamo. Di qua. Ah, bisogna scendere molto probabilmente. Ok. Qui dentro. Che sei? Ah, è lei. Fatto pigliare un colpo. Eccoli là, gli impossibile strumenti. Scassinare. Ora dobbiamo riportarli ai Vox e poi salire sul nostro dirigibile. Ah, Elizabeth è occupata, ok. Chiusa. Elizabeth! Dai, voglio qualcosa di impegnativo. E come facciamo a portargli tutta questa roba all'armaiolo? Chi aiutiamo in realtà, procurando le armi ai Vox Populi? Aiuteremo noi stessi. Daisy può cambiare le cose, vero? Renderle migliori per la gente di qua. Certo. Celle. Grimaldello. Delle munizioni. Addirittura degli insetti. Non so l'inglese. Qualcosa contro i fondatori, ovviamente. Vediamo qua. Vediamo qui. Beh, di sicuro non riusciremo a trasportare tutto questo al laboratorio. In effetti, l'ho planato anch'io. Non abbiamo pianificato bene. Qui c'è un'altra carabina. Questo cos'è? Niente. Dai. E quindi? Che cos'è? Ah, ok. Sembra uno squarcio. Verso un'altra versione di questa stanza che non contiene strumenti. Beh, se gli strumenti non ci sono, allora... Devono essere al laboratorio. Booker, se entriamo in questo squarcio,
Credo che non potremo più tornare indietro. Sicuro di poterlo fare ora. Monica? Fallo. Madonna, scelta. Questa è un po' una cazzata. Ok. Beh, ma cosa è successo? Forza, torniamo dall'armaiolo e portiamo a termine l'accordo. Voglio essere su quel dirigibile e andarmene il prima possibile. Booker, se i Vox otterranno le armi, ci sarà una rivoluzione. Proprio come nei Miserabili. Queste persone avranno delle vite migliori. Già. Ok, andiamo. Si sento rumori di rivolta io. Esplosioni, ma cosa sarà? Guardate, sì, mi sa che sono rivolte. Interessante. Quelli che abbiamo appena ucciso noi, questi. Ok. Qua c'è un voxafono. Colpiamo. Di notte litigavano violentemente Lady Comstock e il profeta. Pistola dalla nuova, mia cucina, però non riuscivo a capire per cosa. Dopo il peggior litigio ho visto che lei non andò alla preghiera del mattino, così andai di sopra per controllare. Da stupida mi soffermai. Domestica mi chiamarono quando entrai a casa di Comstock. Daisy ha toccato queste persone. Le bomba. Cose possono cambiare, Booker, e possiamo farne parte. Io non voglio farne parte. Avuto il dirigibile, ce ne andremo lontano da questo posto. Sono bombe queste. Capisco se andare avanti o indietro, se mi dice proviamo andare di qua. E questa palesemente la resistenza. Non dobbiamo tornare indietro però. Di qua. Se ci sei, dimmi se va tutto bene l'audio e tutte quelle cose lì. Questi mi sparano? No, è la resistenza questa, ci ho indovinato. Lei è Booker DeWitt, l'eroe dei Vox! Di che cosa diavolo stanno parlando? Guarda quel poster. In questo mondo sei un eroe. Ricordo di aver guidato i Vox. Slate e io abbiamo bruciato la sala degli eroi. Booker. Sta impazzendo anche lui. Difficile pensare. Ci sono due memorie allo stesso Booker, posto. Torna da me. Troveremo Daisy Fitzroy. E ce ne andiamo di bene, bene, bene. Sul First Lady. Forza, andiamo. Quindi in questo mondo stiamo vincendo. Che passato sarà dato per il popolo? Ora è il momento.
questo mondo. Sei un martire. A questa gente servono eroi migliori. In fin dei conti, l'unica differenza tra Comstock e la Fitzroy, come scrivi tu. Bello comunque questo gioco, Sta piacendo molto. Quindi noi qui siamo gli eroi, i martiri, come dice lei. Martiri non tanto, eroi più di altro. Uccidi l'oppressore! E qui ci sono ancora dei nemici. C'è un cecchino, Cooper! Qui hanno aperto. Cazzo. Questa è una nuova cosa. Un nuovo potere questo qui. È bellino questo gioco, Cos'è successo? Carica. Ok. Tenerlo premuto, ok. Però non lo voglio. Lo proviamo, tanto consuma poco. Eccolo là, sto un po' più coperti. Allora, cambiamo così, facciamo così. Ah, no. Fallo! Ma certo! Sono loro! Un cecchino. Razzi. Ok, la carica non la proviamo. Cambiamo direttamente questo, rimettiamo le nostre palle di fuoco. Vediamo chi c'è davanti. Là c'è un razzo. E si spara da solo. La carabina è forte, ma devo beccarlo, cazzo, non è spostato. Vita. Ah, questo. Prendi le munizioni. Lo sto beccando sempre in testa. Devo mettere le acce. Al volo. Ottimo. È tutto ciò che ho adesso. Buona e bella che si possono colpire i razzi in volo. Qui ci siamo quasi. Oh. Di qua? Sì. Ci sta piacendo il gioco, lo sto giocando io che non uso nessun power up, non uso nulla e non sono uno smanettone in giochi. Lascio com'è. Ce l'abbiamo fatta. C'è power up che trovo, li metto a mano che andiamo avanti, ma non è che sto lì a guardare. Certo. Ok, mi hanno aiutato? Sono nostri amici questi qua? Sì. Perfetto. Noi dobbiamo andare di qua. La mia che era. Di qua. Ok. Come ripeto, io non metto niente. Uso le armi che trovo, uso tutto quello che trovo, non personalizzo nulla. Cazzo, questo è il nemico dov'è? Non ho trovato niente. Di qua?
morti, Booker. Forza. Andiamocene di qua. Andiamo alla fabbrica e prendiamoci il dirigibile. Non è responsabilità nostra. Niente. Hai solo aperto una porta su questo mondo e ci siamo entrati. Ne sei sicuro? Ti ho portato in un mondo in cui Chen-Lin era vivo. O l'ho creato. Mi vedi lì. Te l'ho detto, ho sempre pensato che il mio trucco fosse un modo. Ho detto che ci sono tutti i power up. Ma perché gli ho sparato? Si è avverato. Sono i power up che non uso, vedi? Aspetta. Non so come si fa. Tipo questi, penso. Questo non l'ho mai aperto. Vedi, quelli qua. Io non sto a guardare questi, non li uso. Capito? Fratelli e sorelle, voglio parlarvi liberamente. Quando vi guardo, siete il viso di una persona, non è vero? Un essere umano. Eccolo qui! Distrutta, cazzo. Ma non sto colpendo? Non lo colpisco. Non lo colpisco. Quello là! Presto! Lo sto colpendo. Arrivo. Ok. Perfetto. Cosa succede? Di qua si passa. Non possono aprire quella porta se qualcuno non elimina il dirigibile. Ma qui cos'è? Ma cosa c'è qui dentro? Ma non c'è nulla, ma perché? È un rifuso? Ma non penso. Hanno caricato le texture forse. Elimina il dirigibile, ma cazzo faccio secondo loro? Dove devo sparare? Vedi, non spara nemmeno lui. Dove devo sparare?
basta tornare indietro, però non capisco. Mi porto sul dirigibile, non penso. Invece forse sì. Sì. Posso scendere qua. Non mi fa scendere, cazzo. Scendere, andare qua su. Dobbiamo sabotare il motore e far atterrare questo coso. Sali al massimo. Abbiamo di munizioni. Questo deve scoppiare. Possiamo ricaricare lo scudo. Ecco, un medikit non fa mai male. Si scende da qui. Così subito, cazzo. Ok, sono i nostri amici. Dov'è la nostra amica? Ah, è proprio. Che prendi il First Lady. Okay. Dobbiamo salire con quell'ascensore. Scommetto che va all'ufficio di Fink. Cambiando dimensione abbiamo
scatenato una rivolta. Ce la stiamo vincendo, quanto pare. Cos'è quello? Ah, i sali. Il potere che abbiamo, se li fa rivedere tutti. Quindi vuol dire che siamo avanti nel gioco, ci sta facendo rivedere tutti i power-up che abbiamo. Qui cosa c'è? È una vera e propria fabbrica questa. Bellissimo. Sono fatti l'uno per l'altro, non è vero? Chi? La Fitzroy e Comstock. Detestano. Bello, bello, mi piace. I bombolotti che abbiamo incontrato per la strada. Ero concentrata su Parigi. Non pensavo che... Non potevi sapere che sarebbe successo. Ho avuto una parte in questa catastrofe. Se tu vuoi far finta che non c'entriamo niente, sei libero di farlo. Una fabbrica di tutto ma... di più a più piani. Ah, il telefono. Sì? Fink? Fitzroy, senti, ho le tue armi. Sono qui per il mio dirigibile. Ma il mio Booker DeWitt è morto per i Vox Populi. Tu sei un impostore o un fantasma? Ah, vedete, noi eravamo nella resistenza e poi siamo morti. Una causa, una storia da raccontare ai bambini. Tu complichi solo la storia. In pratica siamo resuscitati per loro. Cosa dobbiamo battere? La buona, praticamente. Dobbiamo battere la resistenza, no? Dai. Vediamo se si attaccano. No, non ci attaccano. Sì, ci attaccano, cazzo. Ma come fa? Non fatto reperire delle informazioni così. Hanno il cellulare, che cazzo? Affanculo. Abbiamo tutti contro ora. Di qua? Sì, sali. Un nuovo potere. Tutti alla fine. Acqua. Dove è? Wash away your enemy. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Accetta, vediamo. Ah, bisogna tenerlo premuto però anche questo. No, per ora mettiamo. Pensi di poterla scassinare? Faccio una prova. Sa che siamo vicini alla fine, ragazzi, eh? Pensavo di finirlo in 3 episodi. Booker! Ma dove corri? Che cazzo corri? No! Basta! No! No! Ma è cattivissima. Uccidete gli impostori e poi bruciate i corpi. Ma è cattivissima, cazzo. Sembrava molto più per la mano quando l'abbiamo incontrato. No, dai. Non si può scappare, andare via. No, devo affrontarli per forza. Andiamo in sali, però, eh. Spirale Tesla. Cosa fa questo? Cosa dovrebbe fare? No, ma quanti nemici, guardate. Ok, la vita ce l'abbiamo ancora. Questo è andato via. Ce l'abbiamo fatto. Gli altri? E seguite il maiale.
Qui si può entrare? Ma come? Qui ci sono degli altri sali. Non è di qua, è di qua. Qua c'è un'arma, che arma è? Arma elettrica. Ok. Dov'è? Questo dirigibile, vediamo, vediamo dietro. Dove? Da lassù. Ma se ne... ah ok, eccolo qua. Nemici, mi sa che questa la perdo. Lezione domani mattina. Ok, bella, bella, sono... grazie. Non so se sono passato. Sì, ma questi sono troppi, cazzo. Notte. Sento anche delle altre voci, ma non le individuo. Munizioni, al volo! Qui! Molte grazie! Ma dov'è? Ok. Cazzo, esplode. Puliamoci di vita. E troviamo gli altri che sentiamo le voci ma non li vediamo. Era tosto questo, eh? No, non voglio lanciarli. Dove sono questi cazzo di nemici? Ok. Ha funzionato questa allora, eh.
si apre. No, 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 no. Addirittura. Buchi, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo agire. Dobbiamo entrare là dentro. Forza, Booker, dobbiamo fare qualcosa. Spingimi su. E cosa fai tu da sola? Io ho strinto, ma non sta facendo nulla. Ok. Vai alla finestra e distrai Daisy. Vai! È questo? Il tuo movimento è questo, Daisy? Questo è quello che va fatto. Vedi, i fondatori sono come le erbacce. Se li tagli e basta, ricrescono. Se vuoi liberarti delle erbacce... Alla fine si è rivelata lei la più cattiva. È l'unico modo per essere sicuri. Ok, dove ce l'avevi quel pugnale? Ah, le forbici. Elizabeth. È una caratteristica di... ha fatto bene. Il bambino non gliene frega, non frega niente. È già sparito, però... Piano, piano, ehi, ehi, piano. Cazzo, ma perché me? Ah, ok. Perché scappi? È scioccata lei, ovviamente. Ci siamo arrivati al dirigibile. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere come sta Elizabeth. Perché non esci semplicemente di là? Guarda, credo che dovresti parlarmi. Ok, basta. Un posto una rotta, ma che cazzo ne so io. Posto la destinazione. Vedo un cazzo con le nuvole, comunque. Elizabeth. Si è tagliati i capelli, ma dai. Beh, sta meglio così, dai. E se pensi, si è persino cambiato il vestito. Ascolta. Come hai fatto? Come ho fatto cosa? A dimenticare. Come fai a cancellare le cose che hai fatto? Non puoi. Impari solo a conviverci. Ecco il momento della verità tra noi. New York o Parigi? No. Cazzo, no, 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 no. Questo mi sa che è il boss finale. Forza, dobbiamo fare andare più veloce questo affare. Quindi? Deve esserci una specie di manetta, di acceleratore. Hai idea di che stato abbia? Non lo so. Ma aiutami a trovarlo. No! Aia. Elizabeth! Qualcosa! Prendilo. Ok, non è ancora finita. Abbiamo cantato vittoria dopo questo. Così non va. Certo che sì. No. Va, non va. Aspetta. Ecco qua. Eccoli lì. Dobbiamo fermarli. No, è già attivo lì. Booker, presto. Lo è di sicuro. Ecco. No, non lo è. Lo è. No, sì. Non lo è. Sì. Riprova. No, prova tu. Bene. Basta! Fermatevi, non sapete quello che fate. No, non ci siamo. Eccola là. Cosa succede qua? L'avete fatta grossa. Sta tornando, lui sta tornando. Le note erano corrette. Lo strumento non lo era. Servono entrambi per avere la sua attenzione. Ma se sai come cantare per lui... Lui vi porterà dove dovete andare. Chi siete? Siamo dove serviamo. E serviamo dove siamo. Così Comstock usa queste canzoni.
Ce ne sono altre che possiamo usare per tenere lontano Songbird. Dovresti chiederlo al maestro stesso. E dov'è? Cazzo. Ma certo. Chissà chi sono quei due. Almeno hanno lasciato il pianoforte. Booker, quella è casa di Comstock. Se vogliamo trovarlo, dovremmo cominciare da là. Dove vanno queste persone? Ovunque non ci siano i Vox Populi. Sbagliato, non volevo aumentare il caricatore, vabbè. Potenziamento danno 2 carabine, sì. Ok. Mettiamo la carabina. Siamo alla fine. Qua c'è solo lui che mi dà. Non c'è un. C'è un'altra strada qui. Molto più aggressivi. Tanto voglio vedere chi mi lanciava le bombe. Inutile. Alzati, alzati. Ogni tipo di prodotto micidiale. C'è un altro potenziamento con la carabina. Questo ti serve? Grande. Perfetto. Fallo! Adesso! Ecco qua! Ah!
sapevano prima, forse. Vado per esaminare un po' tutti. È chiusa. Cosa ha quella canzone che fa sempre arrivare Sombard? L'ha sempre fatto. Quando ero più giovane ero contenta. Quando la sentivo. Contenta? Era tutto ciò che avevo. Mi nutriva. Mi portava lì. Era mio amico. Amico? Finché non sono cresciuta. Poi l'ho odiato. Perché era il mio guardiano. Ma non è che una creatura di Comstock, no? Come me. È fatta. Tutto distrutto. Guarda. La Fitzroy non è migliore di Comstock. O sbaglio? Quando la gente si arrabbia, non è facile calmarla di nuovo. È colpa nostra, non è vero? No, non voglio nulla di queste cose qui. Ho trovato dei soldi, ti vuoi? Perché ci stanno dando così tante monete? Per prepararci, ovviamente. Munizioni, tutto. Eccolo qui! Ok. Perfetto, vediamo di qua. Questa storia della protezione. Non credo che qualcuno possa davvero vedere il futuro. Una volta ho visto qualcosa. Però qui non si passa. Un sogno. New York, ma più grande di quella che ho visto. Stava bruciando. Speriamo che il profeta non ti abbia contagiato con la sua magia. Tempismo perfetto. Ok, torniamo indietro a prendere. Ma questo non mi serve, non mi serve mica adesso. Andiamo a prenderci la vita, cazzo. So che non ricordo dov'era. Ah, kit medici, perfetto. Avanti! Ah, per l'elettricità. Vedete quante cose che ci sono in questo gioco.
qualcosa lì. Ecco qua. I nostri amici. Ho appena capito chi sono quei due. Chi sono? Loro, beh, lei ha inventato la tecnologia che permette alla città di volare. Palloncini giganti. Particelle quantiche, sospese nello spazio-tempo a un'altezza fissa. Quindi, non palloncini giganti? Il problema è che i miei libri dicono che sono scomparsi anni fa. Te l'avevo detto io. Non l'hai fatto. Giusto, ti avrei detto che sarebbero arrivati. Ma non l'hai fatto. Ma non lo faccio. Sicuro che sia giusto? Qualcosa mi dice che non sono esattamente chi sembrano. Ti avrò già detto che sarebbero venuti. No. Il congiuntivo? Quello non è un congiuntivo. La sintassi non è già stata inventata. Avrebbe dovuto essere stata. Avrebbe dovuto essere stata. Non è giusto. Pare che vogliano aiutarci. Pare che siano fuori strano, di testa. Strano, vero? Cosa? Che noi effetto. Alle volte... Finiamo le frasi dell'altro? Esattamente. Sarebbe strano il contrario. Come credi che ci riescano? Ti risponderò quando avrò capito la parte sulla città volante. Da più avanti. Non lo voglio. Il segno del profeta siederà sul trono. Mi stava preparando, non è vero? Pensavano di stare al comando per sempre, eh? Guardateli ora. Colpi, beh, buono, dai. È distretto nostro. Giustiziate chiunque dia l'impressione di poterci creare guai. Che è armato, chi indossa gli occhiali. Ragionate il resto. Signor Comstock, la prossima volta che ci incontreremo non sarà per parlare. Vede, sono andato alla sala degli eroi per fare lo scalpo a quel suo falso pastore. A quanto pare però DeWitt parla Sioux. Mi ha aiutato a parlare con questo ragazzino di cui mi occupo. Dopo aver sentito come se la passava nella sua città, sto pensando di fargli tenere il coltello quando le faremo lo scalpo. Adesso che mi... Prendete il traditore! Dammi lo scuro. Scudo, cazzo. Perfetto. Vostre vite!
ti servirà. Grazie. Cercherò di rifornirti. Munizioni, prendi. Ma dove sono gli altri? Quanto odio questa meccanica qui. Dove sono? È difficile questa parte. Bruciate tutto! Sto cercando! Avanti! Chi è? Morto. Morto, lo sapevo. Vabbè, i nemici non respawnano, okay. Quindi... Wow.
aprire una serratura. Fai il palo. Un altro fai il palo? Ma quanti ce ne sono? Tutta tua. Macellato, cavolo, gli stivali sono miei. Laggiù. Ma certo. Oh, non guardavo la vita. Non guardavo proprio la vita. Cazzo, si tolgono però. Ma è possibile. Al volo, Booker! Grazie! Non vai da nessuna parte! Attorno a qui! Questi si bloccano insieme. Non potremo tornare. Tempismo perfetto. Vuoi aprire qua? È una serratura a doppia combinazione. I miei libri dicono che molti idioti tengono la combinazione a non più di 4 metri. Speriamo di trovare uno di quegli idioti. Quindi non l'apre? Non sto capendo. Dai. Perché non me l'apre? Proviamo a uscire e rientrare. Potrebbe essere questa. Cosa questa? Ah, ok. Perché ti piaceva tanto forzare serrature e decifrare codici? Se metti qualcuno in gabbia, sviluppa un interesse per queste cose. Immagino di sì. E non mi farò rinchiudere ancora, Book. Giù. Quello sarà il boss finale e sarà difficilissimo secondo me. Elizabeth. L'ho messo. Elizabeth, tu. Promettimelo. Io lo fermerò. No. È un giuramento che non puoi mantenere. Ma promettimi che se sarà necessario, non gli permetterai di riportarmi indietro. No. Non arriveremo a quello. Ok. Ok, e qui vado a fumare una sigaretta e torno subito. Mi sa che è il finale. O forse no, chi lo sa. Arrivo subito. Thank you.
Sì, entriamo in una nuova zona, vediamo. Prendi! Grande! Cazzo in faccia! Forza, muoio! E qui sono sei. Adesso!
Vediamo. Ok, siamo qua. Ancora via. Quanto ci vuole? Sono morto un'altra volta. Booker, prendi! Va bene così. È duro questo, eh? Booker! Booker! È molto duro. Molte grazie! È tutto ciò che ho! Ragazzi, attenzione! Ok. Ok, ok, ok. Servono, potevo usare anche le palle di fuoco. Mandameli qui nemici, cazzo. Devo cercare io per la mano. Soldi. No, bisogna andare di qua. Mi inganna quella freccia. E vado di qua. Di là. Sì, mi sa che di qua. Invece no. Proviamo di qua intanto. Elizabeth. Il combattimento è finito. Tutto fatto. Vediamo. No, non è di qua, però voglio vedere. Qua non c'è nulla.
solo questi mi fa vedere, ma no, non li voglio vedere. Scassinare. Prima, laboratorio, quello che mi hai chiesto di fare. Non ne parliamo. No, che ti ha fatto quella cosa? Se lui mi riportasse indietro, sarebbe la morte, DeWitt. O qualcosa di così simile che non vedo la differenza. C'è la mappa qui. Di fuoco. Booker, quei grimaldelli. Dove sono i grimaldelli, amica mia? Non li ho visti. Vabbè. Cecchino, buche! Ce n'è due. Ce n'è un altro. Cazzo. È tutto.
gente che sono ancora loro. Questo dentro io. Che è rimasto solo lui, penso. Questo livello poi stacco, perché mi sa che alla fine sarà lungo. Moriremo molte volte. Oltre quel cancello c'è la casa di Comstock. Ok, ma ci serve la sua mano forse. Lady Comstock, che piacere vederla. È meraviglioso che sia riuscita a venire, specialmente considerando la sua dolorosa morte di 19 anni fa. Lady Comstock. Il vestito. Mi ha confusa con mia madre. Le sue impronte digitali non sembrano le sue oggi, Lady Comstock. Non si sente bene? Non funzionerà. Io credo di sì. Tua madre è morta, Elizabeth. Già. Credo che sia ora di renderle omaggio. Andiamo dove è sepolta. Ok. Io direi di proseguire domani. Domani facciamo il finale, poi vediamo la prossima serie da votare. Vediamo dove ricarica. Vediamo dove ricarica. Perfetto, perfetto, grazie a tutti quelli che sono passati. Andiamo al menu principale. Stanotte 20, sì, perfetto. Perfetto, anche contenuti aggiuntivi, vediamo. Conto tra le nuvole, funerale in mare, episodio 1, funerale in mare. Questi forse li faremo, dai. Grazie a tutti. Ci vediamo domani col quarto episodio. Bye bye.